Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video dalla mia quarantena. Sono, come vedete, in macchina, ma fuori dal Reve. È il Reve che è stato protagonista del mio video sul supermercato e cosa si trova nei supermercati in Germania. E adesso andrò a farmi un pochino di spesa, in realtà a me serve soltanto per la colazione più qualche piccolo extra. E vi farò vedere per quanto possibile come è la situazione sugli scaffali dei supermercati, cosa manca e cosa invece abbonda nel caso. E non è un orario particolarmente frequentato, tant'è che il parcheggio è abbastanza vuoto, per cui direi di andare. Ok, come vedete all'ingresso non ci sono controlli, solo un adesivo che ci ricorda di mantenere la distanza di sicurezza. Frutta e verdura ce ne sono, quello che inizia a scarseggiare invece è il pane, come potete appunto vedere da questi scaffali vuoti. Simile è la situazione del latte, dove penso avessero rifornito da poco alcuni marchi. Per mia fortuna per la colazione c'è tutto, tè, caffè, cereali, eccetera. Quello che invece manca quasi completamente è la farina e anche zucchero e sale sono scarsi. Per la pasta sono piuttosto poveri gli scaffali delle marche italiane, come potete vedere, e anche tra i sughi pronti iniziano ad esserci delle carenze, come per esempio il pesto alla calabrese. Non mancano invece le bustine per i piatti pronti o le minestre, nemmeno in cibo scatolato, cosa che in realtà mi ha sorpreso visto che ha scadenza lunga e quindi può essere utilizzato per fare scorta in dispensa, diciamo così. Tra aceto e olio c'è qualche buco sullo scaffale, ma nulla di preoccupante. Bibite non mancano, come potete vedere, e per fortuna nemmeno la birra. Passando invece ai surgelati, considerate che c'erano delle commesse che stavano riempiendo i freezer, ma che comunque non li ho mai visti così vuoti. Tra i saponi mancano quasi completamente quelli per le mani, come vedete, e tra carta igienica e da cucina l'unico pacco superstite, ironia della sorte, ha scritto sopra Believe in Miracles. Bene ragazzi, avete visto più o meno che cosa manca? Ammetto però che mi aspettavo peggio perché ero stata per la gelateria poco prima che chiudesse e c'era veramente il deserto, soprattutto per quanto riguarda il latte e anche saponi per le mani mancano comunque, ma anche la pasta ce n'era molta di meno, i sughi pronti, eccetera. Per cui stanno un pochino rifornendo. Prima di lasciarvi, visto che il video probabilmente verrà un po' corto, vi porto al Müller, che è una sorta di nostro tulipano acqua e sapone sul genere, quindi cose per quanto riguarda make-up, cura dell'igiene personale e della casa. Direi che vi faccio vedere anche com'è la situazione lì e poi ci rivediamo a breve per i saluti. Entrando vi posso far vedere come hanno protetto, diciamo così, le cassiere. Questi sono gli scaffali dove dovrebbero stare i saponi per le mani. Qui sotto invece mancano completamente i guanti in lattice. E questo è il deserto al posto della carta igienica, a cui hanno messo anche il limite di 2 pacchi a persona. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia potuto interessare, che appunto l'abbiate trovato interessante, quindi lasciate un bel like. Se non siete iscritti, iscrivetevi perché arriveranno altri video, spero un pochino più leggeri nel caso. Se avete qualche domanda da farmi, lasciatela pure in un commento qui sotto, se volete dirmi come passate la vostra quarantena o come vi organizzate per la spesa, sempre qui sotto nei commenti. Qui sotto, ma in descrizione, trovate i link a tutti i miei social in cui seguirmi in diretta nelle mie avventure. Noi ci vediamo al prossimo video e non mi resta che dirvi, have a nice life!